quale non solo della bellezza del corpo, che molto bene gli concedette, volse dotarlo, ma di molte rare virtù volse ancora farlo maestro. Assai valse in matematica, ed in prospettiva non meno, ed operò di scultura, ed in disegno passò di gran lunga tutti gli altri. Ebbe bellissime invenzioni, ma non colorì molte cose, perché si dice mai a sé medesimo avere satisfatto, ed però sono tante e rare le opere sue. Calenda Esercito 2019, che calendario sarà questo per gli utenti? Allora, l'appuntamento con la presentazione del calendario Esercito è un appuntamento con la tradizione. Noi da sempre presentiamo il nostro calendario non soltanto per farci gli auguri per il nuovo anno, ma anche per veicolare un messaggio della Forza Armata verso la popolazione per dire cosa facciamo e come lo facciamo. Quest'anno il calendario 2019 si incentra su due pilastri della Forza Armata, l'uomo e la tecnologia. Per noi è un binomio inscindibile che serve per realizzare e portare a compimento proprio i compiti che la Costituzione ci affida. Quindi l'uomo al centro dello sviluppo tecnologico. Naturalmente il 2019 ci offre l'occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci per ricordarlo e per ricordarci come lui ha messo sempre nei suoi studi, nell'arte, nel settore scientifico, l'uomo al centro sia dell'universo che della Terra. E se vedete la copertina del nostro calendario, vedrete che i nostri grafici hanno inserito l'uomo vitruviano anche all'interno della stella a cinque punte, che appunto rappresenta l'appartenenza alle Forze Armate italiane. Quanto la tecnologia ha mutato le funzioni, ha mutato l'operatività dell'esercito italiano? Allora, questo è un fattore naturalmente molto importante per noi. Infatti attraverso questo calendario 2019 vogliamo rendere merito sia all'industria difesa per aver spinto e ricercato la sicurezza quasi completa per le nostre donne e per i nostri uomini che operano in operazioni sia sul territorio nazionale ma anche all'estero. E l'altro concetto che naturalmente viene evidenziato in questo calendario è come le moderne tecnologie ci consentono di spingerci verso un contesto dual use, cioè sistemi concepiti per le operazioni militari, messi a sfrutto e utilizzati per intervenire in caso di emergenza.